feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, hold tight. Buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti. Oggi, come avrete potuto vedere da questo mini filmatino che vi ho lasciato all'inizio, sono finalmente arrivato nelle magiche Outland. Ho già parlato con questo meraviglioso, non lo so, paladino della giustizia, maledetto oscuro antico, che non tanto oscuro visto che è tutto già a letto, quel set è una figata tra l'altro. Adesso io ho spostato il letto perché, come vedete, dal titolo c'era il letto, vabbè, me ne frega un cazzo. Se non sbaglio, noi continuiamo a questo nanetto e lui ci dice di andare a... come si chiama? Honorold, che sarebbe tipo la città di Hellfire Peninsula, che è il primo territorio delle Outland, e qui c'è Dark Portal. Ok, siamo arrivati. Oddio, questa musica è molto molto storica per me, perché io Onroad ci ho passato tantissimi PG, perché prima, diciamo che un account che avevo prima, ero molto molto più alli, perché prima giocavo quando non si poteva fare, cioè quando non si potevano fare due PG di fazione opposta sullo stesso account, capito? Quindi dovevi scegliere Cersei o Horda o Alleanza. Comunque sono contento che questa campagna LDK vi stia piacendo, perché stiamo riscontrando dei bellissimi risultati, ovviamente, cioè per i miei standard. Comunque però fare sopra 150 visualizzazioni per un video, considerando che ho 500 iscritti, è un buon risultato. Perché se andate a considerare che magari una persona che ha 500.000 iscritti ma fa 30.000 visualizzazioni, è un cazzo. Sto prendendo gusto a fare queste inquadrature. È bello perché se tu parli sempre, 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 dopo un pochetto stufa. Invece secondo me mischiare il fatto del montaggio, magari col video e l'audio messo bene, e poi tornare a parlare, è una bella variante. E spero che piaccia anche a voi. Comunque io qui il mob continuo a scioglierli, proprio con una facilità troppo alta. Ma queste missioni le ho fatte tipo 3 miliardi di volte, cioè lo macinate. Adesso questo episodio lo facciamo praticamente solo di quest, mentre il prossimo vi faccio vedere le instant che stanno là dentro, che una è il Fire Ramparts e l'altra è il Fire... no, non mi ricordo. Cazzo, non abbiamo ammazzato 20? Mica mi ricordavo ne avevo ammazzato così tanti, mi sembrava tipo 12, solito numero un po' classico. Cazzo, 20? No! Guardate come deve rompere il cazzo, cioè c'ho pure i mob addosso! Porco... guarda, incredibile. Dai, va, 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 fanculo, va. Figlio di una puttana! Porca troia, adesso se ti accappo ti spacco la faccia. Solo perché gioco il mob addosso, guarda, sennò io avevo rotto il culo a quell'imbecille. Ma che figlio di puttana, guarda, porca troia. Sta ancora in giro il testa di cazzo? Pare di no. Vabbè, vediamo di finire questa quest, va. Poi una particolarità, mi ricordo di quando praticamente giocavo prima, molto prima, in Lich King, è che quando venivi nelle Outland, cioè praticamente tutte le equip che c'avevi prima, metti del 60, o magari qualche pezzo epico, no, del 60, non valeva assolutamente un cazzo, perché tu arrivavi qui e ci stavano pezzi verdi che erano spaventosamente più forti dei tuoi super mega pezzi epici che, non so, avevi sputato un polmone per prendere. Queste cose da un lato ricondendo, ma dal lato invece dicevi... ma chi cazzo me l'ha fatto fa? Dai, abbiamo finito. Sì, abbiamo finito. Torniamo in base. Allora, ci siamo. Siamo arrivati. Ha visto che cazzo è Blacksmith Trainer? Pantaloni non ci servono. Qua che ci dà? Un cazzo di niente. Ah, qua devo andare a dare fuoco tipo delle cose. No, andiamo un attimo a consegnare dall'altra parte, va. Perché quello di dare fuoco alle cose... non è che ci vuole tanto, però. Questo invece è costellato di mob intorno.
Cioè, oddio, li sciottiamo, eh. Cioè, io mi ricordo prima era molto più complicato, si aggravi, rischiavi di crepare, eccetera. Adesso cioè vado avanti a cazzo ritto senza un minimo di problema. Però guardate come mi ricordo questa. Allora, questa dovrebbe dare un'arma, se non sbaglio. Non questa. Perché puttana se so forte. Ah, dobbiamo ammazzare questi impetti piccoli, grandi e infernali imbecilli. C'è un buon aggretto, me lo facciamo prima. Col fatto del cross realm, cioè che la gente, non so, vada in tutti i server a caso. Cioè, da un lato è bello perché almeno non è tutto deserto come sempre, sennò chi cazzo ci starebbe solo sul Nemesis qui. Dall'altro però fate a schiaffi per i mob. Però alla fine hanno modificato il fatto che se io lo prendo è solo mio. Tra la stessa fazione ovviamente. E quindi basta che lo attaccate, un mob anche lo sta attaccando un'altra persona nella vostra fazione, e lo prendete anche voi per fortuna, perché sennò sarebbe un continuo prendersi a schiaffi per i mob. Una guerra costante. Che dalla dusta pure. Presumo che più o meno l'Oriza stia praticamente diminuendo sempre di più l'esperienza che ci vuole per livellare, perché cioè ci abbiamo avanti 100 livelli. 110 livelli anzi, cioè non è non sono pochi, eh. Ok, questi non devo ammazzarli, ma fanno sempre mucchio. E l'ultimo, sì. Allora, consegniamo questo, che c'è quest'arma che, vabbè, noi non ci serve per un cazzo, ma andiamo a fare questa qua, va. Ma poi sicuramente col fatto che livelliamo così in fretta non le faremo tutte, ma nemmeno la metà penso delle quest di ogni territorio. Ah, sono livellato scoprendo il territorio, lol. Ah, e ci dà la quest per andare a imparare a volare. Eccolo qui, il coglione. Speriamo che ce lo dia subito, perché non mi ricordo che sia drop istantaneo. Andiamo a morire, grazie. Col cazzo infatti che ce l'ha dato, porca. Comunque dobbiamo beccare tutti questi stregoni di merda, perché i guerrieri non ce lo danno. Guardate un po' laggiù. Quello è un cazzone gigantesco che è 70 elite, che vabbè è una merda oggettivamente adesso. Però con gli occhi di prima quello era un mega boss. E ti faceva cagare sotto, perché quando si avvicinava faceva tipo un rumoraccio e tremava tutto. Ho accantonato un attimo quella quest perché mi stava... Ma che cazzo dovete fare? Dai, su, che non posso consegnare la quest. Veloci. Allora, un paio di questine. E ok. Ah, qua devo distruggere i cosi. Devo distruggere questi, ma per farlo devo utilizzare un oggetto. Aspettate, aspettate, che qui c'è... C'è il delirio. Aspettate un po'. Li ho shottati. Mi servono 4 a botta di queste demonic rune stones. Io ho preso una spell. Ah, è un GD difensivo tipo. Che figata. Questa era una spell relativamente nuova, perché non l'avevo mai usata col DK. Ti rende immuni da tutto e incrementa la speed del 70%. Però voi non potete fare un cazzo. Però non salva vita. Oh, abbiamo accumulate 4. Adesso andiamo a spaccare questo intanto. Dovete starci praticamente sopra. Esatto. Boom! È stato un boom un po' moscio, però vabbè. Facciamo un aggretto, va. Tutti qua, ragazzi. Sono uno per uno ogni volta, mi rompe un po' le palle, ci mettiamo 10 anni. Facciamo questo, e poi basta, perché sennò muoio. Cioè, in realtà non muoio, però. State buoni, adesso vi spacco tutti. Ah, guarda lì. In realtà potrei aggrammi tipo, non so, mezzo mondo, però va bene. Dai che ce ne manca una. Tu sei il prescelto. Un cazzo. Allora tu lo sei. Me lo sento. E infatti, bravissimo. Da qui me lo fa? No, devi stare proprio dentro, cazzo. Ah, vedete perché spawnano i demoni questi portalini. Consegniamo un attimo. Ah, dobbiamo scegliere, ma nessuno delle due ci serve, perché noi ci abbiamo quelli per il leveling ovviamente. Ah, dobbiamo prendere il grifone, questo lo faccio dopo. Adesso un attimo qua fa un po' di casino. Dobbiamo buttare giù queste torri e prendere il talismano di prima, che alla fine non l'ho preso più. Uno. Ah, ci mettiamo i fuochi artificio. Oh, l'ho preso al primo mob, lol. Ma dai, che c'è pure il CD, come 12 secondi. Fuochi artificio. Ah, una sta fuori e un'altra mi sembra che è quella laggiù. Se mi ricordassi anatomia, come mi ricordo le posizioni delle torri del Far Penisola, proprio guarda, c'ho tutti 30 lode. E invece, fuochi artificio. C'è sta il pezzo di merda di prima, guardatelo che pezzo di merda, porco dinci, scendi che ti gonfio. E l'ultimo fuoco artificio, fatto. Allora, una. E dai, guardali. Te lo ammazzo io, tranquillo, tranquillo. Vai,
cammina. Allora, uno. Ah, 1000 esperienza, malato, pensa un sacco. E due, sì. Ragazzi, io per questo video vi saluto. Fatemi sapere se mi è piaciuto, ovviamente. Spero di sì. E ci vediamo al prossimo, in cui affronteremo un'istanza sicuramente. Ciao a tutti.